Let's go! Bentornati, ovetti, su Pikmin 4! Nello scorso episodio abbiamo cominciato la prima vera area di gioco e oggi siamo nell'Officina Ardente. Qui abbiamo tanto nettare, fortunatamente per noi. Troveremo anche però un nuovo tipo di Pikmin, perché l'abbiamo già visto nella demo. Ed ovviamente ci sono un bel po' di Eruptor Ignei nell'Officina Ardente. Attenzione a non essere bruciati. Ok, perfetto. E mentre loro riportano in base questo cadavere, vorrei provare ad andare un po' avanti. Tante cose da fare oggi. Inoltre finiremo anche il giorno 1 di questo let's play. Attenzione però, questi qui sono tarli molari volanti, oppure solo tarli volanti. Tutti i nemici che hanno mandibole possono provare a mangiare i vostri Pikmin, quindi state molto molto attenti. Qua ne servono 5, ce l'abbiamo fatta? Sono 5? Perfetto. E qui abbiamo un nuovo tipo di Pikmin. È un nuovo tipo di Pikmin? No! Dovrei controllare nel diario di Olimar se c'è scritta qualche informazione. I Pikmin gialli. Ho deciso di chiamare i Pikmin con le appendici simili a orecchie grandi Pikmin gialli, invece di Pikmin elefante. Sono resistenti all'elettricità e quando vengono lanciati vanno molto in alto. Inoltre, sono bravi a scavare. Resistono alle scosse elettriche? È pazzesco. Di che cosa saranno fatti? Di gomma? È una qualità che potenzialmente potrebbe tornare utile in tante occasioni, ma attenzione a schierarli, non sono molti. Sono solamente 5, ma bastano e avanzano. Olimar l'ha detto, sono molto abili nello scavare. Il perché non ne ho la più pallida idea, però a quanto pare lo sono, quindi la cosa mi va bene. Mentre loro scavano e portano tutto quanto in base, affrontiamo questo altro Eruptor Igneo. Attenzione ovviamente a non lanciare i vostri Pikmin gialli contro l'Eruptor Igneo. Lo potete fare lo stesso, cioè nessuno ve lo vieta. Però non ti azzardare. Ok, perfetto. Però meglio non perdere i Pikmin gialli. Ancora non abbiamo nessuna cipolla, quindi state attenti. No, fermi, fermi, voi mi servite qua, perché abbiamo altri nemici. Ok, questo me lo ricordo dalla demo. Ok, fermi, fermi, e ce n'è un altro, vero? Esatto. Distruggi tutto quanto. Allora, spostiamo questa e cerchiamo di andare avanti. Perché fai il giro lungo? Se aspettassi giusto 2 secondi potresti fare grandi cose. Terribili, come disse una volta Lord Voldemort. No, in realtà no, era Hagrid che l'ha detto, vero? Non importa, ora davvero non importa. Vorrei però questi Pikmin, altrimenti non posso andare avanti. E voglio prendere anche tutti quanti i materiali. Mi chiedo se in effetti dovrei fare un taglio finché non sposto tutti quanti i nemici indietro, perché è un po' lenta come situazione. Però mi chiedo se i Pikmin tornino indietro a fare l'obiettivo automatico. Avete visto che quel Pikmin rosso, questo che sta camminando davanti a noi, stava tornando indietro? Questo perché? Perché non avevamo finito di raccogliere le gemme. Le gemme, se non vengono raccolte tutte quante, i Pikmin conteranno quella cosa come obiettivo da completare. E quindi, sì, torneranno indietro di continuo. State attenti a quello che fanno i Pikmin. Abbiamo 10 qua. Sì, aspetta, aspetta, aspetta. Diventate fiori, per favore. Ci fosse un modo per farli diventare fiori più in fretta, ma ahimè, non c'è per ora. Andiamo qui. Vorrei anche mostrarvi che succede se... Esatto. No! Vabbè, eccolo. Oh oh, il povero Pikmin ha preso una scossa elettrica. Chiamalo con B per farlo riprendere. Allora, la scossa elettrica non è particolarmente fastidiosa, è uno stun e basta. Siamo molto fortunati però a non essere in Pikmin 2. In Pikmin 2 le scosse elettriche erano morte istantanea. Già, quindi state attenti, venite qui, 2 di questi. Dovrebbero esserci altri tarli molari, quindi attenzione. O forse un Eruptor Igneo, esatto. Quindi attenzione, dai, prova a sputarmi fuoco. Prova a sputare fuoco, non lo fai, allora ti lancio dei Pikmin addosso. Qual è il problema? Ok, e adesso ce l'abbiamo fatta, subito, perfetto. Servono 8 Pikmin gialli per quello. Mi sa che però stando qua sopra posso comunque lanciare i Pikmin normali. Non bisogna per forza avere i Pikmin gialli, esatto. Allora, l'ho già detto, una volta finito un piano, se non abbiamo altro da fare che portare cose alla base, ci saranno dei tagli. Quindi, ci vediamo tra poco. E abbiamo finito. Ok, meglio sempre aspettare che compaia quel "hai raccolto un nuovo tesoro". Ho finito con il piano, sì. Non bisogna per forza portare con noi i Pikmin in squadra per scendere ancora. Quindi andiamo.
Attenzione alle fiamme. Le ho viste. Fortunatamente abbiamo i Pikmin rossi. Ok, nessuno ci avvisa, nessun problema. Qui dobbiamo lavorare, perfetto. Rompiamo anche queste uova. Là abbiamo qualche altra cosa. Dovrei forse controllare un attimo la mappa, vero? E non posso farlo, non posso farlo. So che però c'è un nemico nuovo e devo stare particolarmente attento. Era Y, giusto? Sì. Vorrei congedare tutti i Pikmin tranne i Pikmin rossi, così posso lavorare a questo. Allora, mi sa che noi non possiamo toccare il fuoco, quindi non voglio toccarlo per il momento. Però là c'è una patata dolce. Quindi, sì, dai, perfetto. Nonostante loro non siano abili scavatori, forse è meglio mettere loro a scavare, faranno molto prima rispetto agli altri. E qui abbiamo altri Pikmin gialli. Da notare, cosa molto, molto importante. Avete sicuramente notato che i Pikmin gialli, questi qui nel terreno, erano già fiori. Se lasciate dei Pikmin... nel terreno, non in terreno. Nel terreno, dopo un po' diventeranno Pikmin bulbo e poi diventeranno anche Pikmin fiore. È una cosa standard, però state comunque abbastanza attenti, perché non capiterà mai come cosa, fidatevi di me. Cioè, è utile da sapere, sì, ma... quando è che bisogna lasciare dei Pikmin per terra? Mai. Ok, loro lavorassero a questo. Tu, Ocin, lavora a quello. Vediamo un po'. Qua c'è un passaggio segreto, questo me lo ricordavo. Qua abbiamo altri Pikmin che stanno tornando qui. Ok. Ne abbiamo qualcun altro qua sopra. Lo sapevo che c'era almeno un Pikmin che sarebbe rimasto laggiù. Vieni da paparino. Ok, là ci posso andare volendo. Però vorrei passare per il passaggio segreto. Quindi, mentre loro stanno lì e portano le gemme, dovrei andare prima qui. Non sto portando con me i Pikmin gialli perché non voglio brutte sorprese. Non voglio brutte sorprese, disse Tonks, ma a quanto pare le avremo brutte sorprese. Qua lo posso fare con, appunto, i Pikmin gialli, qua ne abbiamo altri. Sapete, non so che succede se usciamo dal giorno 1 senza avere cipolle dei Pikmin di tipi diversi. Ve lo dico perché non ho esattamente finito il... Oh, Carlo, volante... Ok, non ho esattamente finito il giorno 1 della demo. L'ho staccato perché non volevo... allungare di troppo il video. Però sì, lo vedremo adesso, perché non abbiamo né la cipolla gelata né la cipolla gialla per il momento. Quindi magari è come in Pikmin 2 che i Pikmin extra restano nella Beagle. Bisogna vedere. Qualcuno disperso. Oh, vero. Credo che abbiamo trovato un altro dei nostri soccorritori. Sbrighiamoci a verificarne l'identità. Schnoz del pianeta Sigurei, grande esperto di tesori che ha viaggiato molto. Le sue conoscenze hanno permesso di sviluppare un sofisticato strumento di IA. Un momento, non è un soccorritore. Chi sarà mai? E che ci fa qui? La scheda ID dice che è un esperto di tesori? Chissà perché si trova su questo pianeta. Potrebbe essere... Ti ricordi del diario di bordo ricevuto con l'SOS del capitano Olimar? Se anche altri l'hanno letto, potrebbero essere stati attirati dall'opportunità di trovare dei tesori. E come Olimar, sono finiti schiantati su questo pianeta. È la cosa più logica. Spero che sia un caso isolato, ma... Dovremmo tenere gli occhi aperti in caso ci siano altri naufraghi e salvare anche loro. Potrebbero essere in pericolo. Aggiungerò ufficialmente questo compito al nostro elenco di missioni. Avete capito voi due? Nuova missione! Salva tutti i naufraghi! Non sappiamo però quanti sono. Spero che siano meno di 50. Ok, intanto venite da me, stiamo attenti, qua abbiamo fatto. Qua c'è un muro da rompere, ma abbiamo un passaggio segreto, tra virgolette. E devo comunque andare qua sopra, quindi non importa dove vado, l'importante è andarci. Allora, ricordo questa zona come la zona dove ho perso un sacco di Pikmin per colpa della mia... inettitudine. Intanto rompiamo questo, perché è sempre meglio romperlo. Vai, rompiti, ok. Adesso, questo nemico qui, attacchiamolo. Ma appena si alza... Ok, non si è alzato. Ok, via, 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 via. Appena si alza, può schiacciare i vostri Pikmin. Quindi mi raccomando, state molto attenti. L'ho imparato a mie spese. Allora, andiamo qui. Oh, Tarly, Tarly, Tarly. Non ti azzardare. No, fermi, 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 fermi. Rompiamo questo muro. È sempre meglio rompere le mura piuttosto che portare roba qui. Rompiamo il muro, ho detto. Vai, Ocin, tutti quanti.
Tutti perché non c'è un pulsante di lancio automatico per tutti i Pikmin? Non lo so neanche io. Va bene, qui abbiamo un'altra gemma, qua abbiamo altri Pikmin. Abbiamo rotto tutto quanto. Mi sa che non ci sono davvero più nemici, a meno che... Oh, vero! Verissimo! Verissimo! Fermi tutti! Vero, questa è una base, quindi posso spostare qui la base senza dover fare giri strani e fare cose strane per portare tutto quanto indietro. Allora, tutti quanti lavorassero qui, perfetto, bravissimi. Qua abbiamo un nemico, qua abbiamo dei macaron. Come hanno fatto a sopravvivere per così tanto tempo dei macaron qua sotto? Non lo so neanche io, ma i macaron sono buoni e quindi non mi lamento. Quello intanto è un biscotto. E mi sa che abbiamo finito praticamente tutto quanto. Era 50%, giusto? Il completamento del dungeon. Quindi con questo ho finito tutto il dungeon. E forse... No, non siamo ancora a 1500. Pazienza, possiamo uscire. Sì. Ah, sì? Sì, torniamo su. Officina ardente, abbiamo salvato Schnoz. Credo che sia l'ideatore dell'IA che nomina i tesori, dalla descrizione almeno. Poi abbiamo Luminum. Sì, wow, dammi 2 secondi, ciccio. Abbiamo il salatino dell'inganno, che è fatto con riso, credo. Intruglio illuminante, colore viola. Letto impolverato, è un coso per pulire le lavagne. Prediletto della terra, la... Ciocchinella spaziale. Aspetta, non so leggere. Ciocchicella spaziale. Biscotto anulare. E 29 creature che non contano niente. 100%! Possiamo uscire. Qual è il problema? Oh, capisco. I Pikmin non ti seguono fuori? Sembra che ci sia un limite a quanti tipi di Pikmin tu possa avere in superficie allo stesso tempo. Ma non preoccuparti di quelli che rimangono quando scegli quali prendere. Infatti, i Pikmin che non scegli andranno alla cipolla della Beagle. Perfetto, quindi si conservano. Ah, ok. Mi consiglia quali? 10 di ogni tipo? Ok. Allora, stiamo attenti qui. Controlliamo dove sono i nemici. E siamo usciti da qui. Quindi vuol dire che non posso ancora andare qua sopra. Ero sicuro di poter andare qui, però. Va bene, nessun problema. Qua abbiamo un altro fioraglio, quindi lo voglio assolutamente andare a prendere. Ma se devo andarlo a prendere, intanto abbiamo dei nemici acquatici qua sotto. Neanche li ho visti prima. Devo anche andare qui per spostare questo. E c'è un tesoro. Quindi prima andiamo a sconfiggere questi e poi... faremo altro. Posso scendere per di qua, vero? Sì, ok. Quindi non abbiamo tempo da perdere. Dove sono i nostri nemici qui? Abbiamo questo, quindi vai. Perfetto. Abbiamo quello, quindi vai. Ok. Allora, 5 Pikmin lavorassero a questo, mentre altri devono tornare assolutamente indietro. Lo dico perché non so quanti Pikmin gialli servano per il fioraglio, quindi... Ah, spero che ne servano. Non ti azzardare nemmeno. Non osare nemmeno. Spero che ne servano solamente 5. E non... No! Ok, stavo per perdere un Pikmin. E non ne servano più di 5. Allora, Pikmin gialli, grazie. Perfetto! Neanche l'ho fatto apposta. Sì, 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 lo so. Dammi il tempo di lanciare i Pikmin. Dai. Perfetto, ok. Mentre loro scavano, stiamo attenti a quello che potrebbe succedere adesso. Abbiamo fatto, qua stanno scavando, qua abbiamo sconfitto i nemici. Dovrebbero prendere questa strada se prendono questi materiali. Quindi come ultima cosa del video mi sa che ci conviene continuare a fare così per prendere un sacco di materiali. Ok, credo e spero che i Pikmin gialli riescano a finire questo ponte in tempo. Non è un ponte in realtà, ma pazienza. Dovrebbero inoltre tornare anche in base da soli. Quindi ci sta come cosa. Vediamo, quello lo voglio provare a spingere. Là inoltre c'è un'altra c'è un altro punto per mettere la nave. Quindi almeno quello lo devo assolutamente sbloccare. Allora, avete fatto? Qualcuno sta lavorando? Loro sono già tornati quasi tutti. Ok. Dai Pikmin, lavorate, cicci.
Credo che Hocin non sia resistente all'elettricità. Ok, demolizione completata. Erano 5 gemme? Le portate a casa? Eccolo qua, vai! Ora possiamo ritirare 10 Pikmin in più, e questo dovrebbe velocizzare le nostre esplorazioni. Però non me lo fa fare adesso. Interessante. Non manca troppo tempo, non stanno tornando qua... invece sì, ovviamente. Va bene, dovrebbero comunque tornare in base, quindi la cosa non mi preoccupa. Però adesso ho bisogno di voi, cicci, ho seriamente bisogno di voi. Tutto fatto? Perfetto, venite. Loro stanno arrivando. Ok. Perfetto, dovrebbero essere proprio gli ultimi, quindi adesso andiamo in quella zona lì. Sconfiggiamo il coleto gigante, e in realtà è un coleto normale, ma non importa. E sblocchiamo il prossimo punto della nave. Credo che io possa lanciare i Pikmin qui, e la cosa dovrebbe aiutarmi per spostare questo. No, non funziona, ok, quindi ci hanno pensato. Perché nei vecchi Pikmin si poteva cisare in questo modo la cosa. A quanto pare non è così adesso. Allora, finiremo oggi la giornata sperando che non compaia un boss da qualche parte, eh? Ok, qua ci posso andare. Devo prima sconfiggere la... Cosa è successo? Ah, ok, mi ha fatto prendere un colpo. È un... iridococco, no? Oh, si è fatto tardi. Pianificare il rientro alla base prima di sera è una parte importante dei lavori di soccorso. Secondo il diario di bordo di Olimar, la distanza di sicurezza dei Pikmin è più o meno questa. Le creature si fanno più pericolose quando arriva la notte. Se qualche Pikmin si è allontanato da te, è il momento giusto per recuperarlo. Sbrigati! Sì, lo so, ma prima abbiamo un'altra cosa da fare. Intanto abbiamo il Gridococco che potrebbe darci fastidio, quindi devo colpirlo perché vi dà robe, eh? Ok, lo so, ciccio. Ok, perfetto. Non ho bisogno di te adesso, però. Ho bisogno... di mirare prima di tutto a... Chi sta provando a portare qualcosa? Ecco. Di mirare soprattutto a questo. Ok. E adesso Pikmin congelati. Dai, mira il coleto, per favore. Mira il coleto. Vai. Tutti all'attacco, per favore. Perfetto. Una volta fatto ciò, dovrei aver finito. Ok. Spostiamo subito la base. E controlliamo se davvero non ci sono Pikmin dispersi. Nemici, nemici, oggetti... Questa è la cipolla gialla, vero? Non credo di riuscire a fare tutto quanto entro adesso, però ci posso provare. Allora, un attimo solo che mi sono già perso. Qua abbiamo un tesoro, che non credo di riuscire a prendere, perché devo scavare, ok? Però, ripeto, se riesco a trovare subito la cipolla gialla, è una cosa molto buona per me. Perfetto, perfetto! Vai, 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 vai! Schiacciate tutto quanto. Allora, Pikmin gialli. Questa è la vostra casa. Guarda, un'altra cipolla. Ha un colore diverso dalla prima che abbiamo trovato. Anche questa inizierà a muoversi da sola dopo averla trasportata? Lo spero. Andiamo che abbiamo davvero poco tempo. Ci sarà sicuramente... Vai! Un countdown prima della fine. Che sembra essere molto veloce. No, non ce la faremo mai, vero? No. Non so se però continuare quest'area perché mi sa che la cipolla ci serve. Aspetta, dai. 5... Siamo già nella zona salva, no? 4. Dai che forse riesco all'ultimo secondo. 3. È quello che voglio fare in questo episodio, dai. 2. Ce l'ho fatta. Mamma mia. Ha assorbito l'altra cipolla? Non me lo aspettavo. Non è un problema, vero? Incredibile. Le cipolle si sono fuse e ora ce n'è solo una di due colori. Un attimo. Pensi che adesso potrà propagare Pikmin di entrambi i colori? Lo spero. E con questo abbiamo completato la seconda giornata di questo Let's Play.
Rapporto, giorno 2. Abbiamo salvato Russ e Schnoz. Luminum raccolto. Un bel po' di Luminum. Non siamo arrivati a 1500, però direi che ci sta 1410, no? Non ho perso per ora. Enfasi sul per ora. Nessun Pikmin. E siamo al 28% del giardino soleggiato. Mamma mia. Bentornato, Russ. È bello vedere che sei sano e salvo. Io non avevo dubbi, capitana. Sapevo che il sistema di fuga di emergenza ideato da me avrebbe funzionato. Sarà anche vero, ma se avessi spiegato anche a noi come funziona sarebbe stato meglio. Un dispositivo per le emergenze dovrebbe essere intuitivo da usare in caso di emergenza, appunto. Ad ogni modo, ora che sei tornato, Russ, puoi dirci se per caso hai visto delle pietre come questa prima che ti trovassimo? Oh, Colin. Sì che le ho viste e le ho anche studiate in modo molto approfondito. Ho scoperto che, se riscaldate, queste pietre diventano tenere e malleabili, si possono così modellare a piacimento. Le loro proprietà di base possono perfino mutare in base a come vengono stimolate. Sono dei materiali davvero versatili. Interesting. Interessante, non rende minimamente l'idea. È sensazionale! Ho finalmente trovato la biomassa dei miei sogni! Al momento sto aggiornando le stampanti 3D per poter utilizzare questo materiale miracoloso appena lo riporterai alla Beagle. Sarà cruciale per il mio lavoro nel laboratorio e per altre costruzioni che potrebbero servirci in futuro. Che aggiornamento spettacolare, Russ. Sapevo che portarsi dietro un ricercatore di materiali sarebbe stato proficuo. Da domani, le nostre operazioni di soccorso si svolgeranno in modo ancora più agevole del solito, visto che ora sei qui con noi. Dovremo anche essere in grado di trovare più velocemente i nostri soccorritori. A proposito, abbiamo individuato dei naufraghi oltre ai soccorritori e a Olimar. Potrebbero essercene altri. Come dobbiamo procedere con loro, capitana? C'è solo una cosa da fare, salvarli. Non importa quanti ce ne sono. E una volta portati qui, sono certa che ti prenderei cura di loro, Colin. Ricevuto, capitana. L'ennesimo compito da aggiungere alla mia lista di cose da fare. Sì, tante missioni, ma le completeremo, almeno questa. E questa, e questa. Questa, spero di sì. Oh, ho fissato un obiettivo. Ah, ho premuto il pulsante A, però non volevo fissare nulla, quindi lo tolgo e chiudi. Occin, ti sei fatto grande! Ma no. Ehi, ma è solo una mia impressione oppure Occin stanotte è cresciuto? È tipico della sua razza. Ora è cresciuto completamente e può intraprendere attività più intense. I Pikmin oggi sono proprio allegri. Sì, pare che non abbiano più timore ora che Occin è diventato più sicuro di sé. Sono contento che vadano d'accordo. Già, un altro vantaggio di Occin, ora che è cresciuto, è che può aumentare la sua motivazione completando missioni. Con un addestramento regolare, potrà apprendere nuove abilità che saranno utili per le operazioni di soccorso. Guarda, la motivazione di Occin è già al massimo. Bene, soccorritori, tutti ai vostri posti, in azione! Ricevuto! Dichiaro aperto questo meeting strategico. Come prima cosa, Russ, vorrei che ci aggiornassi sui miglioramenti apportati alla Beagle. Con molto piacere, Capitana Shepard. In effetti, sono stati ultimati. Ora la Beagle può trasformare ogni materiale raccolto sul campo in argilla per ogni utilizzo. Grazie a tale facoltà, potremo facilmente costruire sul posto. Eccellente, ovviamente, non so ancora cosa costruiremo, ma ciò nonostante, complimenti, ottimo lavoro. Un'altra cosa, se mi portate del materiale, potrò creare nuovi dispositivi e oggetti nel laboratorio. Non ho dubbi che potrete farne buon uso quando vi avventurerete sul campo.
Quindi da ora non raccoglieremo più solo tesori, ma anche materiali, cosa che ho già fatto prima, Colin. E non dimenticare i nostri soccorritori dispersi. Ci aspettiamo anche che li troviate, Tonks e Ochin. A proposito, vieni a parlare con me più tardi quando hai un minuto. Vorrei discutere dell'addestramento di Ochin. Dichiaro ora concluso questo meeting strategico. Ricevuto! Ho già scelto la miniatura del prossimo episodio, eh. Non dimenticare, che ci fai tu qui? Parlami un attimo. Catalogo dei tesori. Grazie per avermi salvato l'altro giorno. Ammetto di essere piuttosto confuso. Ero venuto qui perché avevo sentito che c'erano tesori rari da trovare, ma restare bloccato qui non era nei programmi. Oh, chiedo scusa. Mi chiamo Schnoz. Sono un perito dei tesori. Annoto le mie osservazioni in un catalogo per i posteri. Ok, vedi. Ah, ti interessano i tesori, vero? Vieni a dare un'occhiata al mio gioiellino, il catalogo dei tesori. Purtroppo, però, ho perso tutti i dati quando ero disperso anch'io. Se non ti dispiace, mi permetteresti di esaminare ogni tesoro che riesci a recuperare? Se lo farai, raccoglierò tutti i dati relativi ai tesori in un precisissimo catalogo dei tesori. Naturalmente, per questo favore ti offrirò un compenso. Tutto ciò che ti chiedo è di tenermi aggiornato sui tuoi ritrovamenti. Ci sono 50 tesori totali, eh? Ok. Ed eccoli qua, perfetto. Quindi questo è il catalogo. Possiamo anche con ZR vedere le informazioni sui tesori. Praticamente questa è la lista dei tesori della Piclopedia, giusto? Noterete inoltre che sono divisi i tesori per categorie. Categorie il cui nome ci sfugge adesso, ma qui ce ne manca solo uno per finire questa. Suppongo che vedremo il nome delle varie categorie quando avremo completato la categoria stessa. Va bene, questo cos'è? Sembrava un frutto, ma non lo è. Non importa. Torna pure da me ogni volta che vuoi consultare il catalogo dei tesori. Certamente, caro, ma non ora. Adesso sembra che Schnoz, il nostro perito, abbia qualcosa da discutere con te. Abbiamo già parlato con lui, capitana. Aggiungerei. Abbiamo ancora un minuto, quindi parlerò un attimo con Russ. Però parleremo assolutamente con la capitana prima di cominciare la prossima giornata. Quindi, Russ. Dunque, lascia che mi presenti di nuovo. Io sono Russ, la mente brillante dietro le operazioni di questa squadra di soccorso. Uso i materiali che trovi e i miei componenti artigianali per creare gli oggetti e i dispositivi più disparati. Al laboratorio, allora. Posso affermare senza timori di smentite che le mie invenzioni sono perfette, tutto merito della scienza! In cambio dei materiali, ti fornirò dei dispositivi. I tuoi contributi sono essenziali per il mio importante lavoro. A volte sarò a corto di componenti. In tal caso, visita il laboratorio il giorno successivo, quando mi sarò rifornito. Ok, allora, un'altra missione, un altro incarico più che altro. Però sono curioso. Drone sorvegliante. Ci permette di muovere la telecamera. Questo non è male e costa anche poco. Corno di attacco. Oh, boy! Sì, subito! Poi, tesorometro. Questo è per rilevare tesori. Antishock. Antishock per Ochin. Parafuoco e parafuoco per Ochin. Mi sa che prima o poi prenderemo tutto, eh? Osso gustoso per curare Ochin. Ed è un prototipo, quindi è... gratis? Sì, ok, perfetto, grazie. Kit di emergenza, da usare quando abbiamo pochi punti vita, quindi vai. Automaticamente si usa, ok. E la carota pic pic, che dà un effetto paralizzante quando viene mangiata. Non è male, ma abbiamo i Pikmin di ghiaccio. Questi li prendo perché sono gratis. Poi vedremo che altro fare. Sì, sì, lo so. Da notare, stiamo usando le carote pic pic. E i Pikmin sono basati su queste carote, quindi ci sta come cosa. Allora, il drone lo voglio però, quindi lo prendo subito. Vorrei però aspettare a prendere queste altre cose. È vero, è verissimo. Avere immunità a elementi è una cosa molto importante sia per Ochin che per noi, ma finché non parlo con la capitana... Ok, un secondo. Finché non parlo con la capitana, non so se devo magari spendere cose per Ochin, per potenziarlo, e vorrei potenziare il più possibile Ochin, quindi... È piuttosto semplice, basta premere X per farlo suonare una volta e ordinare ai Pikmin di andare all'attacco. Premendo X una volta, solo i Pikmin selezionati o Ochin attaccheranno. Invece, se lo tieni premuto, lo farà tutta la truppa. Questa è una cosa importante. Vuol dire che se avete, tipo, un nemico in fiamme e avete...
50 Pikmin rossi e 3 gialli, premendo X solamente i Pikmin rossi andranno all'attacco, al posto di mandare Pikmin che non reggono un elemento contro quel nemico. Come vedi, il corno ideale per attaccare o per trasportare oggetti lo si potrebbe definire una bomba d'Andori. A proposito, è proprio il momento giusto per insegnarti come si usano gli oggetti. Basta premere Y, giusto? Sì, Y, zaino, scegli l'oggetto e poi lo puoi lanciare o altro. Quindi, scialla, l'avevo già intuito. Non serve così tanto. Quindi, nella prossima parte di Pikmin 4, stavo per dire 3, parleremo con la capitana e poi andremo in avanscoperta, credo. Inoltre, suppongo sia possibile, esatto, aumentare un po' il numero dei nostri Pikmin gialli dando alla cipolla questi gettoni. Attenzione però, i gettoni sono rossi, quindi avremo solamente un Pikmin giallo per gettone e non due, perché ovviamente il colore non è quello giusto. Pazienza e see you next time, baby!